Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. Ci troviamo nuovamente a Galgiana di Casatenovo, località dove si è svolta una manifestazione importante di mountain bike, la Marathon Bike della Brianza, una gara che è in vita da ben 22 anni, la prima volta che si è svolta è stata nel 1992, una manifestazione che richiamasse sempre tantissimi appassionati delle ruote grasse, e anche quest'anno ben 1517 hanno regolarizzato la propria iscrizione. Una manifestazione che vive praticamente di vari momenti, tutti altrettanti importanti, riuniti da un unico filo conduttore, la passione per la bicicletta. E naturalmente gli organizzatori del Bikeation Team di Galgiana hanno l'occhio aperto ad ogni età, e lo dimostrano già queste immagini, tanti bambini che prenderanno parte alla Marathon Kid. Abbiamo già avuto modo di mostrarvi le immagini di quella che è la Marathon della Brianza in versione agonistica, quella aperta ai grandi campioni, ed ora vi mostreremo invece in un apposito servizio questo momento di particolare aggregazione tutto tondo a 360 gradi per quanto riguarda l'utilizzo delle biciclette. Abbiamo visto anche degli adulti, naturalmente sono quelli che partecipano alla manifestazione definita avventura, solo 44 chilometri con un dislivello di 1091 metri e con partenza tra pochi istanti. Insomma, la versione B, chiamiamola così, senza togliere niente nessuno naturalmente, della Marathon Bike della Brianza. Mancano pochi minuti alla partenza di questa prova, ricordiamo che saranno circa 500 gli atleti che parteciperanno, che vanno così ad aggiungersi ai 1000 che hanno preso il via in mattinata alle 9:30. Sempre immagini che riguardano il presidentissimo della Bikeation Team, l'amico Ennio Decio, grande appassionato, così come sono tutti i componenti di questa società che, come abbiamo detto, dal 1992 dà vita a questa importante manifestazione nella Brianza che sfiora ovviamente le province di Monza e quelle di Lecco. Insomma, una bella vedere, una bella organizzazione aperta a veramente tante soluzioni. Non a caso ogni anno vengono fatte delle modifiche al percorso per dare sempre maggiore sicurezza ai partecipanti, perché no, per renderlo ancora più spettacolare. Abbiamo potuto verificare che la vittoria nel corso di questa stagione della gara più importante, quella sui 66 km, è andata al veneto Tony Longo, che corre però per la Lombarda Bianchi TX Active, ed ora noi invece vi mostreremo queste immagini senza i nomi dei vincitori, tante sono le categorie e tanti sono i partecipanti. Forse se riusciremo vi diremo chi andrà a vincere questa particolare gara riservata al percorso avventura, così viene chiamato, ma noi naturalmente ci fermeremo con le immagini dopo questa interminabile partenza. Abbiamo detto 600 atleti circa a prendere il largo alle 10:45, dicevamo, vi mostreremo poi quanto è successo nelle gare più giovani, quelle dei più giovani, la Marathon Kid, una manifestazione che vede gli uomini della Team Ation Bike di Galgiana tra i primi ad organizzare
appunto manifestazioni di questo tipo, e vedete già il sorriso di questi bimbi, le espressioni e la voglia di pedalare espressa dai giovani partecipanti danno sicuramente motivo di sorridere a chiunque le osserva. Una prova, questa della Marathon Kid, che viene organizzata anche grazie al contributo, pardon, all'aiuto tecnico di appassionati, come sono i dirigenti della società ciclistica Cassina De Bracchi, da sempre vivaio del ciclismo giovanile in questa zona e che naturalmente, essendo proprio vicinissimi alla località di Galgiana, prestano il proprio loro contributo a dar vita a questa manifestazione. Vedete che bei sorrisi, vi partecipano a questa manifestazione ragazzi dai 6 ai 14 anni che si misureranno su un tracciato variabile dai 700 metri ai 2 chilometri. Intanto è giusto ricordare in questo pezzo, che ha visto al via anche la gara avventura, che la manifestazione Marathon Bike della Brianza aderisce a vari circuiti, il Trek Zero Wind Offroad Challenge, la Coppa Lombardia Overland, la Nobili MTB e il Super Nobili MTB Wintex, il trofeo Prestigio MTB e naturalmente il Prestigio, una classifica che è stata voluta da una nota rivista che parla appunto di questo sport. I ragazzini sono partiti, stanno facendo tutti insieme, indipendentemente dalla data di nascita, il percorso che poi li vedrà appunto partecipare con la suddivisione delle classi. Noi, mentre scorrono le immagini, abbiamo riconosciuto anche un corridore con la maglia della Unione Ciclistica Costa Masnaga alla Piastrella, una delle società della provincia di Lecco più accreditate per definirsi scuola di ciclismo. Dicevamo, noi intanto parliamo un pochettino di questo movimento fuoristradistico a livello giovanile. Ci sono due modi di intendere questa attività: una, quella regolata dalla Federazione Ciclistica Italiana e soprattutto dal Comitato Regionale Lombardo, che è quello che in modo particolare ci è vicino. Dicevamo che il responsabile della Forestata Lombardo è Virginio Gariboldi, ma i giovanissimi, con tutte le loro problematiche, quindi sono in mano, è giusto il caso di dirlo, seguiti con molta attenzione dal responsabile del settore Alessandro Di Donato. Ci sono 2000 persone che in Lombardia svolgono attività forestalistica nella mountain bike, ma per quanto riguarda i bambini invece regolarmente tesserati, con 25 società che propongono a questi giovani atleti le particolari attenzioni. E poi c'è un, diciamo, un mondo, chiamiamolo sommerso, così viene definito, di atleti come quelli che vedete, avete visto proprio nelle ultime immagini, che portano così a un totale di 1000 ragazzini che magari partecipano per una volta, due o tre, a manifestazioni promozionali come quella che stiamo osservando, e vengono chiamati formazione giovanile e possono partecipare anche atleti al di fuori delle classiche categorie dei giovanissimi, che vanno dai 7 ai 14 anni, ma che possono vedere al via anche atleti di 5 o 6 anni, tutti naturalmente per avvicinarli alla bicicletta e soprattutto al gioco, come fanno quelle due ragazzine. Insomma, c'è sorriso sul volto di questi ragazzi che oggi possono misurarsi in una corsa, diciamo, ufficiale, o meglio dire all'interno di un contesto come quello della Marathon Bike, che rappresenta sicuramente un veicolo trainante per la passione di tanti atleti o prossimi tali. Un comitato regionale che ha proposto, proprio per promuovere sempre più l'attività giovanile anche nel fuoristrada, un trofeo Lombardia in 6 prove, ma esistono dei mini circuiti
nella nostra regione, tipo la Zanza Cup in provincia di Pavia o l'Orobia Cup in provincia di Bergamo, l'Asso Bike che riunisce le province di Sondrio e di Lecco, e poi la Brescia Cup che chiaramente si riferisce alla provincia di Brescia. Insomma, in Lombardia si comincia sempre più a raccogliere partecipanti a questo tipo di ciclismo, un ciclismo che fa solo del bene ai nostri giovani ragazzi e che naturalmente è in crescendo vista la continua crescente cultura per il tempo libero all'aperto. E intanto vedete che siamo praticamente alle fasi conclusive di questo nostro servizio. Tutti i ragazzi, dopo le varie prove, naturalmente sfilano davanti al pubblico che li applaude molto calorosamente, tutti insieme in un unico passaggio a dimostrare le proprie qualità, le proprie capacità di stare in sella a queste biciclette. E chissà mai che un giorno qui fra questi giovani non possa nascere un Tony Longo, giusto per dire un nome, quello che oggi ha vinto la Marathon Bike della Brianza. Per quanto riguarda la giornata odierna e questo servizio, oggi è proprio il caso di dirlo, che non ci sono né vincitori né vinti. A vincere è sicuramente il gruppo del Team Nation di Galgiana di Ennio Decio, orgogliosi di una manifestazione di questo tipo. Da Galgiana di Casatenovo è veramente tutto.